La GMG 2016 si è conclusa da poco. I ragazzi sono tornati nelle loro diocesi, ma il ricordo, il suono e le note dei canti riecheggiano ancora nelle loro orecchie. E le parole del Santo Padre pulsano nei loro cuori, colmi di gioia, per la consapevolezza di aver vissuto un momento della loro vita che porteranno per sempre con loro. Fate delle vostre vite un bel quadro, ma disegnatelo a matita, non con l'inchiostro nero, di modo che le linee possano essere corrette nel tempo. Con queste parole il vescovo Trasarti ha salutato, nella sala della Concordia del Comune di Fano, i ragazzi di ritorno dalla Polonia. E mentre gli parla, osserva i loro sguardi, i loro occhi, ancora strabordanti di gioia e di fede. Che messaggio arriva da questi ragazzi che provengono dalla GMG? Beh, il primo è che incontrandosi si diventa positivi. Il secondo, insieme si supera la paura. Il terzo, credo che sia anche un investimento per il futuro. Facciamo tesoro della vita, facciamo qualcosa di buono per noi e per il domani. Speriamo noi di non offuscare queste speranze. Che cosa ti porti a casa di questa GMG? Allora, di questa GMG, prima di tutto che è stata un'esperienza forte e profonda, cioè è stata veramente una cosa emozionante. Poi cosa mi porta a casa? Soprattutto le parole del Papa quando ci hanno chiesto: voi giovani volete cambiare il mondo? E noi tutti insieme di varie lingue abbiamo risposto sì. Allora si vede che il mondo si può cambiare e quindi anche qui nel nostro piccolo lo possiamo fare, qui nella nostra città di Fano, e poi guardando poi prima noi stessi, però anche agli altri, alla famiglia, alla città, e poi qualcosa di grande si può fare. Un'esperienza che lascia il segno, insomma. Io penso che la risposta al male del mondo siano 2,5 milioni di giovani ad ascoltare la parola del Papa, e quando ci ha chiesto volete vivere una vita piena, sì. La risposta è stata unanime. Tu invece come hai vissuto queste giornate? Beh, io le ho vissute sicuramente bene, con i polacchi tantissimamente ospitali, non so se si dice, però ci hanno infuso veramente uno spirito di voglia di stare insieme, di unità. E questo spirito che abbiamo vissuto nella prima settimana nel gemellaggio lo siamo riusciti a portare nella seconda settimana, stando insieme non solo con i polacchi ma con spagnoli, brasiliani, americani, con tutto il mondo. E quindi veramente la comunione di sogni che il Papa ci ha chiesto di condividere per cambiare il mondo. E da oggi in poi? Da oggi in poi vedremo di metterci le mani in pasta, di partecipare, di sconvolgere, di, come ci ha detto Bagnasco, incendiare proprio le nostre parrocchie nel senso buono, e quindi di far vedere che ci siamo e di far vedere che partecipiamo.